25 aprile 2018 a Roma, quartiere Centocelle, incontro di calcio agli provinciali, primo anno tra l'Alessandrino e l'Atletico Monteporzio. Fischio d'inizio. Le immagini passano subito al centesimo del primo tempo, dove l'Alessandrino si stende in avanti pericolosamente, parte un diagonale che però finisce sul fondo. Le immagini passano al centesimo del primo tempo, dove c'è un allungo del Monteporzio. Ecco, vediamo qui, duettano i due, ancora il Monteporzio pericolosamente in avanti, viene servito. Prima occasione anche per il Monteporzio, poi il Monteporzio qualche minuto dopo parte un lancio sulla destra che rimane al centro pericolosamente, la palla si salva in calcio d'angolo l'Alessandrino. Ecco il calcio d'angolo, viene battuto dopo, parte un tiro pericoloso, lancio da parte dell'attaccante del Monteporzio, poi il Monteporzio. Le immagini sono al 31esimo del primo tempo, andiamo. Si sta provando il Monteporzio, ancora però adesso è l'Alessandrino che invece prova a impedire il Monteporzio. Qui c'è un fuorigioco che però non viene ravvisato all'arbitro, vedete, un fuorigioco netto, comunque il Monteporzio ha rischiato di prendere gol. Ancora il Monteporzio che parte questa volta sul limite del tiro in gioco, anche il Monteporzio qui se ne va l'attaccante, benissimo, parte un tiro nell'angolino imprendibile per il portiere, ha mandato a spasso tutta la difesa l'Alessandrino. Qui l'attaccante del Monteporzio, ecco, però vediamo che la partenza era viziata da un fuorigioco, un leggero fuorigioco, però ecco, rivediamo l'azione, poi è bellissima, si porta all'interno e poi all'angolino difficilmente raggiungibile, il pareggio subito, capovolgimento di fronte qualche minuto dopo e l'Alessandrino raggiunge il pareggio sul calcio d'angolo. 1-1 e squadre che si apprestano ad andare negli spogliatoi. Sarà una partita dove il Monteporzio del primo tempo ha meritato qualcosina in più rispetto all'Alessandrino. Adesso vediamo l'immagine del secondo tempo, qui va via ancora l'esterno del Monteporzio, se ne va, poi si ferma chiedendo un fallo e l'arbitro non ravvisa questa, ecco, lo vediamo, non concede il fallo e l'azione sfuma. Ancora Monteporzio che in contropiede fa veramente male, ecco l'Alessandrino cerca di, ancora Monteporzio, respinge come vuole l'Alessandrino. Monteporzio in questo momento si mantiene nella metà campo dell'Alessandrino, parte un tiro da lunga distanza che finisce sul fondo. Ecco, vediamo l'Alessandrino che prova adesso con, qui viene ravvisato il fuorigioco che effettivamente sembra non esserci. Vedete che l'attaccante è in gioco, ancora il Monteporzio che parte, si distende bene l'attaccante monteporziano. Calcio di punizione del Monteporzio, parte un tiro molto insidioso, in un momento la palla il portiere, rischia un po' però poi la blocca. Qui c'è un cambio nelle file del Monteporzio e qui parte un tiro. Viene ravvisato un calcio d'angolo inesistente da parte dell'arbitro che ha creato un po' di polemiche. Difatti, ecco, vediamo il calcio d'angolo parte, qui addirittura si disinteressano, c'è un po' una mischia in area di rigore, il pallone non viene proprio visto, tra un po' di nervosismo per questa decisione, poi però gli animi per fortuna si placano e vediamo un po' la... Qui c'è un altro dubbio, calcio d'angolo, vabbè, parte questo calcio d'angolo, rischia molto il Monteporzio, ingiustamente credo di prendere poi il 2-1, ecco ancora qui,
qui addirittura volevano, il vantaggio, i calciatori dell'Atletico Monteporzio, l'arbitro comunque ferma l'azione. Ecco, vediamo qua, ci sono qua, la partita un po' si incattivisce, si innervosisce, si sono falli fischiati un po' dubbi anche dall'arbitro. Ecco qua una punizione che finisce fuori, perde un po'. Ecco qua c'è un fallo di mano addirittura che non viene ravvisato all'arbitro, lo rivediamo, fallo di mano netto. Ancora qui, vedete, qui c'è, si beccano i due, c'è un fallo di reazione. Beh, in questi frangenti la partita sta perdendo un po' la calma. Comunque ancora l'Alessandrino ci prova a vincerla, e ci vediamo, parte un tiro parato. Qui si mangiano anche cornetti, fa caldo a Roma, ci sono circa 28 gradi. Finisce qui la partita, 1-1, pareggio giusto, va anche stretto a Monteporzio, in quanto sotto l'aspetto del gioco sicuramente ha dato qualcosa in più rispetto all'Alessandrino, anche se il gol è stato iniziato da una sospetta posizione di fuorigioco. Arrivederci a tutti e grazie.